da tutti i docenti dei consigli, 12 consigli di classe, che hanno dato il loro straordinario contributo a questo percorso e che si sono spesi, hanno lavorato alacremente, e spero che i risultati ci testimonieranno quanto questo percorso è stato fruttuoso. Mi permetto di ringraziare, in quanto cardine e protagonisti al pari degli allievi, mi permetto di dirlo, di questo percorso, anche i vari attori del percorso che è stato costruito, che sono appunto nell'ordine l'Università degli Studi di Padova, che ha collaborato e che ha dato un input determinante alla riuscita di questa iniziativa, qui rappresentata dal professor Corrado Petrucco. Uso delle tecnologie nelle classi, quindi vi ringrazio molto, sono molto curioso di vedere quello che presenterete oggi. Siamo a tanti, giustamente. Poi i ragazzi dovranno dare un giudizio su ciascuna delle scuole che verrà quindi al palco a mostrare il proprio lavoro. Naturalmente noi raccoglieremo poi. Interessante, a tanto valutarvi, rispetto alle esperienze che presenterete. Che altro dire? Sappiate che dal punto di vista del Ministero addirittura c'è un atto di indirizzo del nuovo Ministro che spinge molto tutte le scuole, quindi tutti gli insegnanti e tutti gli studenti a utilizzare il più possibile le tecnologie perché la scuola diventi un luogo di apprendimento migliore rispetto a quello. Beh, è stato molto bello avere queste tecnologie in classe e poi siamo stati anche più attenti durante le lezioni perché si poteva andare in internet a cercare immagini, video, tutte. Quindi tu consiglieresti per esempio a dei tuoi compagni che iniziano la prima media di essere classe 2.0? Sì, perché? Beh, perché si impara meglio, secondo me, grazie alla LIM soprattutto. Bene, grazie, una bella testimonianza. Chiederei un altro di Verona. Ah, benissimo, tra l'altro Bosco Chiesa Nuova è nella nostra collina veronese, un posto molto bello, tra l'altro, che vi consiglio per il trekking o per altre attività di tempo libero. Allora, a te la stessa domanda che ho fatto Nicolò, la tua compagna. Che cosa pensi di questa tua esperienza classe 2.0? Wow, è stata una bella esperienza, la consiglio alla classe che verrà in primo medio. Perché la consigli? Perché ci sono delle tecnologie che ti possono aiutare con dei nuovi metodi di studio e puoi fare una lezione interattiva. Quindi secondo te vi aiuta a studiare meglio questo sistema oppure vi motiva di più oppure? Ma ci può anche motivare di più perché insomma usare il computer ti insegna anche usare dei programmi nuovi e poi per esempio in geometria che abbiamo dei programmi ti insegnano a disegnare meglio che le figure geometriche. Quindi è un po' quello che sapete ragazzi e ragazze dagli studi, che l'utilizzo delle tecnologie aiuta a rappresentare meglio nella testa i concetti e quindi questo può essere effettivamente un aiuto. Allora Nicolò, hai qualcos'altro che vuoi dire? No, sono a posto. Sei a posto. Grazie Nicolò anche per la tua simpatia. Rappresentiamo la classe di tutto ferro e la scuola media di Verona. Abbiamo lavorato con gli strumenti informatici sul tema dell'acqua in tutte le discipline, in più in religione come il letto sacro, San Floriano, geografia provinciale e di Giulia. Oggi però, anche per questioni di tempo, presentiamo solo una parte del lavoro. Il nostro wiki sull'acqua, il nostro sito della scuola, una parte del PowerPoint realizzato nelle ore di tecnologia e un breve video sulla nostra classe 2.0. Il lavoro è stato di tipo interdisciplinare fino al primo anno e abbiamo utilizzato diversi programmi di lavoro. Sin dalla prima media abbiamo utilizzato, per esempio, Pia per fare degli schemi
PowerPoint, per il PowerPoint, e la lingua è diventata molto diario con il bordo. E ora è questo tempo. Lei ci ha permesso di sperimentare ambienti di apprendimento adatti per l'utilizzo costante e diffuso delle tecnologie nella quotidianità scolastica. Cercheremo di illustrarvi quello che abbiamo realizzato nella nostra terza G di Vicenza. Innanzitutto vi presentiamo la classe in una foto del primo anno di scuola.